Il 10,2% dei pugliesi ha rinunciato a visite specialistiche o esami diagnostici pur avendone bisogno perché non poteva pagarli privatamente, oppure a causa dei lunghi tempi di attesa. La denuncia arriva dalla CGIL e fa il paio con altri numeri, quelli del 4% dei medici pugliesi licenziatosi rispetto al totale dell'organico, spiegano. Dal sindacato chiamano la regione e chiedono un intervento immediato del governatore dicendosi pronti a mobilitare tutta la confederazione insieme alle categorie che già unitariamente sono impegnati in campagne di rivendicazione per una vertenza che va avanti da troppi anni, contestano. Succede nelle stesse ore nelle quali l'Ordine dei Medici di Bari ha voluto rendere merito con un attestato di stima nel corso della festa della professione medica e odontoiatrica nel Teatro Petruzzelli del capoluogo ai medici dell'azienda sanitaria locale di Bari per l'impegno profuso da tutti i medici delle diverse articolazioni operative nella campagna vaccinale anti-Covid e nell'instancabile cura della salute della comunità, si legge nella motivazione. Attestazione doppia per i camici bianchi della ASL, premiati anche sul versante dell'emergenza urgenza, con il premio Buona Medicina 2022 per l'equipe medica delle divisioni dei pronto soccorso del territorio.